Io mi chiamo Federica Sozio e vi parlo un attimino della mia formazione che nasce nel 2001 come terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. Ho approfondito poi delle metodiche quali appunto quelle di rieducazione posturale come il metodo Mézié per approcciare poi all'osteopatia nel lontano 2004, insomma. E quindi niente, oggi siamo qua perché vorrei potervi fornire. Mi auguro, insomma, di riuscire a farlo, qualche spunto utile, visto anche il momento storico, per magari semplicemente confermare lì dove avete un'assistenza già ben organizzata o avere qualche spunto in più rispetto a quello che si può fare per migliorare l'approccio magari riabilitativo o semplicemente per integrarlo con qualcosina di nuovo. Allora, l'incontro di oggi, appunto, come avete visto, si chiama Pillole di Fisioterapia e non solo, perché parlerò sia della fisioterapia che di altre pratiche, che di altri approcci, per esempio come può essere l'osteopatia. E iniziamo subito vedendo un attimino quali saranno i temi. Dunque, farò una breve carrellata rispetto agli approcci riabilitativi, soprattutto in campo neuromotorio e posturale che io conosco, in modo tale che potete eventualmente orientarvi lì dove ci sono delle ricerche, vogliate fare delle ricerche più specifiche su internet, troverete tutte le informazioni, io vi do degli input. Parleremo della frequenza, della durata, di come si svolge una valutazione e l'inquadramento terapeutico e la verifica di questo, vi parlerò un pochino dell'osteopatia. Dopodiché passeremo proprio a dei consigli pratici che spero vi possano essere utili, quindi sull'organizzazione del setting assistenziale, su quale può essere il materiale, se magari ancora non avete alcune cose, può essere uno spunto interessante. E poi parleremo tutta di una gran parte della sezione di cosa è possibile fare appunto a casa. Con i bimbi, sia da un punto di vista di posizionamenti che da un punto di vista di sollecitazioni motorie, vi darò qualche spunto che io ovviamente ho maturato nella mia esperienza quasi ventennale nel campo e quindi poi so che ci saranno delle domande per me, ma prima di questo avrei delle domande io per voi, perché molto spesso la domanda, a mio avviso, è molto più importante della risposta. Dopodiché passeremo comunque a dei consigli che posso dare anche per gli adulti. Ovviamente non scenderò nello specifico di ogni singola patologia perché siete tanti e ovviamente non ci sarebbe la possibilità per farlo, però conoscendo un po' alcune sintomatologie che accomunano un pochino tutti, ho cercato ecco, di accontentare il più possibile diciamo, tutti gli utenti. Allora, cominciamo quindi subito. Per quanto riguarda gli adulti, vedremo appunto delle indicazioni su diciamo la parte respiratoria e le autoposture, ma ci saranno degli spunti in questo anche per i bimbi. Iniziamo subito. Allora, qui ho fatto due macro aree, che sono la riabilitazione neuromotoria e la rieducazione posturale. La rieducazione neuromotoria prevede diversi tipi di metodologia. Io, nella mia esperienza, ho visto appunto frequentemente lavorare in questo ambito con dei metodi che sono il BOBAT, il VOITA, il CABAT, o chiamato anche facilitazione propriocettiva neuromuscolare, metodo Perfetti, che sarebbe la riabilitazione neurocognitiva, oppure ho visto ovviamente nella stragrande maggioranza molti colleghi che lavorano in maniera integrata, nel senso che conoscendo diverse metodiche utilizzano l'una o l'altra a seconda magari dell'età, della collaborazione, della patologia e dell'esigenza del paziente in quel momento. Ovviamente nella riabilitazione neuromotoria cosa sono compresi? Tutti i disordini motori di origine centrale. Possiamo avere per esempio parlare di paralisi cerebrali infantili, ma anche di scoliosi, di displasia dell'articolazione dell'anca, illustrazioni che trovo molto spesso nei quadri neurologici. Si possono approcciare attraverso queste metodiche le paralisi periferiche, le malattie neuromuscolari centrali transitorie o progressive. Anche paresi dei nervi cranici, eccetera, eccetera. Vi ho fatto insomma un bel elenco. Dalla mia esperienza ho visto che sicuramente il BOBAT e il VOITA viene utilizzato con bambini molto piccoli perché non c'è bisogno sempre e necessariamente, o per esempio lì dove non c'è una comprensione verbale o un livello di cognitivo che lo permette, sono utilizzati appunto per bimbi, per dei bimbi. Ma possono essere delle metodiche poi invece utilizzate anche per l'adulto, però per i bambini prevalentemente ho visto BOBAT e VOITA.
E insomma, comunque rispetto a tutti questi metodi ho visto se praticato da terapisti competenti, quali la maggior parte, danno ottimi risultati. E poi sicuramente in tutto ciò, al di là della diagnosi e della difficoltà specifica di ognuno, ci sono poi sicuramente dei consigli che vi posso dare da un punto di vista di rieducazione posturale che fa sostanzialmente bene a tutti, ma soprattutto per quanto riguarda gli adulti, o comunque problematiche che prevedono magari scoliosi, lombalgie, cervicalgie. Qua vi ho riportato il morbo di Morton, le dorsalgie, quindi tutti i dolori che riguardano le varie curve della colonna, i piedi piatti, ginocchio valgo, varo, però ovviamente. Queste metodiche che vi riporto come Mézières e Souchard sono sostanzialmente utilizzate cioè, con bambini solamente appunto quando c'è una possibilità di comprensione verbale, insomma già ben strutturata, quindi dopo i 7-8 anni, con bambine senza particolari patologie neurologiche, spesso vengono utilizzati. Ma l'ho visto insomma in problematiche quali quelle che vi ho riportato insomma di seguito. Allora, qui vi do qualche informazione sulla frequenza e la durata della seduta fisioterapica. Sono delle indicazioni semplicemente, nel senso che poi sono delle indicazioni generali, bisognerebbe andarle a settare poi su ogni caso, individuo, patologia, età, eccetera, eccetera. Però in linea di massima. Quello che ho visto è che sostanzialmente, poi anche in base al piano assistenziale che avete, c'è una grossa variabile, quindi possiamo avere da 1 a 5-6 accessi a settimana, tra i 50 e un'ora di durata, 50 minuti e un'ora di durata. Quindi indicativamente, comunque, quello che posso dirvi è che in ambito neurologico, soprattutto con i piccolini, è consigliabile una frequenza minima di 2-3 volte a settimana, fino ad arrivare appunto anche a 6 volte a settimana, e qualora ci fossero i 6 accessi, cercare comunque di variare il tipo di approccio il più possibile. Quindi può essere lo stesso operatore, lo stesso terapista che però dà delle sollecitazioni attraverso delle metodiche differenti, oppure magari avere più di, se avete più di un terapista, fisioterapista che viene da voi, potete appunto variegare il piano terapeutico. In ambito ortopedico, quindi la riabilitazione fisioterapica vera e propria, insomma, in questo ambito, in linea di massima, ho visto che bastano le 2-3 volte a settimana con l'utilizzo anche di terapie fisiche. In ambito respiratorio dipende anche dalla situazione clinica del paziente, quindi lì dove c'è la necessità di un drenaggio costante, a volte si può arrivare anche a 6 volte a settimana, a volte ne basta una quando invece la situazione è cronica e ben gestita. La riabilitazione posturale, che sono sostanzialmente quelle due metodiche che vi ho illustrato prima, quindi Mézières e Souchard, sostanzialmente vanno utilizzate una volta a settimana, possono essere praticate una volta a settimana. Questo viene fatto per un certo periodo di tempo e poi addirittura la seduta si può dilazionare ogni 15 giorni, ma dipende poi dal caso specifico dopo quanto si può passare, insomma, a dilazionare. L'osteopatia invece, in linea di massima, viene utilizzata quando non ci sono particolari situazioni, quindi non parlo in ambito neurologico, ma normalmente una seduta dall'altra viene distanziata a 20 giorni. Però ovviamente con i bambini, in particolare, o anche adulti, insomma, che hanno problematiche di tipo neurologico, si è visto che invece si fanno anche dei buoni lavori con un accesso settimanale. Andiamo avanti. Allora, qualcosa sulla valutazione e l'inquadramento terapeutico. Sicuramente voi sarete espertissimi al riguardo, nel senso che sia che abbiate un bimbo con una patologia motoria o neurologica, sia che appunto siate degli adulti, in linea di massima avrete avuto a che fare fino adesso con dei terapisti e sapete benissimo che è molto importante, soprattutto per la vostra sicurezza, che il terapista conosca bene qual è il quadro clinico vostro o di vostro figlio. Questo perché molto spesso i genitori sono super preparati.
Però a volte è utile anche leggere la cartella perché molto spesso magari noi diamo tutte le informazioni più macroscopiche che giustamente riteniamo utili per il terapista, però magari sulla cartella esce fuori invece qualcosa che magari non ritenevamo utile a noi, che invece può essere molto molto importante ai fini delle sollecitazioni che poi verranno fatte. Quindi sarebbe rischioso magari non conoscere laddove c'è una lussazione dell'anca o c'è una fragilità ossea, un callo osseo, una retrazione. Insomma, è importante un po' che magari il fisioterapista possa avere accesso anche a questi dati attraverso la cartella clinica. Subito dopo si passa a un'osservazione, nel caso dei bambini è un'osservazione semplicemente magari motoria, di quella che è la motricità spontanea. Nell'adulto magari si può fare una valutazione posturale un pochino più ampia e poi si passa appunto a una valutazione scritta e da qui puoi prendere a piede quello che sarà invece la progettazione dell'intervento vero e proprio, che avrà una scadenza temporale. Quindi se io ovviamente vedo che mi sono prefissato alcuni obiettivi e dopo 3, 4, 6 mesi, insomma dipende da che cosa vogliamo ottenere o da che cosa vogliamo mantenere, non ho il risultato che mi aspettavo o addirittura c'è una regressione, si capisce bene che o se semplicemente le esigenze del paziente cambiano, è importante che discutiate, insomma, che più che altro il fisioterapista discuta con voi quali sono appunto le modalità per riadattare. No? Il trattamento e renderlo più funzionale a quelle che sono le esigenze del paziente. Una cosa molto importante è proprio alla luce di questi fatti la continuità terapeutica. Quindi è importante che il fisioterapista sostanzialmente conosca in maniera approfondita il paziente e questo lo fai semplicemente con il tempo. E quindi impari a conoscere la reazione di quello specifico corpo o quella specifica comunque persona a determinate sollecitazioni, a vedere cosa è meglio, cosa funziona meglio, cosa invece magari non è tanto utile, no? Perché sicuramente un protocollo è un qualcosa di molto generale, ma nel singolo individuo non è poi sempre così funzionale. Quindi è importante che il terapeuta sia lo stesso e che conosca bene, insomma, il paziente per andare avanti. E poi, ecco, quello che dicevamo anche prima, è importante che magari se avete un terapista che conosca diverse metodiche per integrarle e utilizzarle poi lì dove servono. Allora, sì, dopo che vi ho fatto questa bella carrellata rispetto appunto alle metodiche, le metodiche riabilitative, vorrei aprire una piccola parentesi sull'osteopatia perché appunto è una tematica sulla quale c'è spesso molta confusione e che invece se utilizzata nel giusto modo può esservi di grosso aiuto, sia che voi abbiate dei bimbi con problematiche neurologiche o sindromi, sia che siate adulti con problemi appunto più o meno di tipo neurologico, metabolico o di altra natura. Quindi bisogna sfatare dei luoghi comuni intanto perché molto spesso l'osteopatia viene diciamo, catalogata come o una pratica in cui si, tra virgolette e volgarmente, si scrocchiano le ossa, quindi viene preso come esempio il truss, sostanzialmente semplicemente il truss vertebrale, mentre è semplicemente uno dei tantissimi strumenti che l'osteopata può utilizzare, che sicuramente non andrà a utilizzare lì dove c'è un bimbo e lì dove c'è magari una fragilità ossea oppure un'osteoporosi, insomma, quindi è semplicemente una delle possibilità. Volevo anche sottolineare il fatto che l'osteopatia in realtà è una pratica che è stata individuata ufficialmente come professione sanitaria nel 2018. E che cosa fa l'osteopatia? Allora, l'osteopatia intanto è un approccio di valutazione e di trattamento esclusivamente manuale, quindi manca a dirlo, insomma, non si utilizzano né farmaci né tantomeno terapie fisiche, che sostanzialmente si occupa di ripristinare la funzionalità e lo stato di salute lì dove magari degli eventi traumatici che possono essere endogeni, insomma, interni o esterni, o lì dove una patologia hanno causato un qualcosa che noi chiamiamo disfunzione somatica. Quindi l'osteopata che cosa farà? Attraverso la valutazione andrà a ricercare proprio che cos'è, dov'è questa disfunzione somatica all'interno dell'organismo. Ok? Questa disfunzione somatica, come verrà definita, se vi può interessare velocemente,
La troverà attraverso l'osservazione e la palpazione di sostanzialmente tessuti in particolare, quindi se ci sono dei rossori, se ci sono delle secchezze, se ci sono delle zone più umide o meno, se c'è un range di movimento della zona alterato, quindi di solito noi andiamo a ricercare la restrizione di mobilità. Ok? Di zone, quindi di articolazione a livello articolare, a livello del tessuto, quindi anche a livello delle fasce. Ok? E quindi anche poi a vedere se ci sono delle alterazioni in cioè di asimmetria, per dire, facciamo un esempio, l'articolazione del gomito destro rispetto a quello del gomito sinistro, per esempio. E lì dove ci sono anche delle situazioni acute, troveremo anche la dolorabilità. Quindi sostanzialmente questi sono gli elementi che caratterizzano questa disfunzione somatica. Comunque, il principio fondamentale dell'osteopatia qual è? Quello di considerare il corpo come un tutt'uno, quindi tutti i sistemi funzionano in maniera sinergica e contemporanea. Quindi, lì dove c'è una problematica a livello del funzionamento, non so, del sistema vascolare o di quello strettamente meccanico, ci sarà una ripercussione anche un adattamento di tutti gli altri. Ok? Quindi il corpo è assolutamente considerato come un tutt'uno, tutto lavora insieme e questo anche da un punto di vista strettamente meccanico. Poi qui vi ho scritto la struttura regola la funzione e viceversa. Che cosa significa? Se vi faccio un esempio molto semplice, per esempio, se cadendo mi traumatizzo un ginocchio e quindi non so, magari la rotula piuttosto che il femore o la tibia, insomma, una delle strutture che vanno a diciamo, costituire l'articolazione del ginocchio, ovviamente la funzione ad essa adibita, che è magari la deambulazione, sarà necessariamente inficiata. Quindi in questo senso la struttura regola la funzione e viceversa, lì dove magari c'è una problematica a livello di un nervo periferico, quindi l'innervazione dell'arto inferiore e quindi la deambulazione non è magari più possibile come era prima, in maniera cronica oppure insomma semplicemente temporanea, dopo un tot di tempo anche la struttura si adatterà a questo cambiamento di funzione. Ok, e quindi ci potrei avere magari delle retrazioni capsulari piuttosto che una perdita del tono muscolare e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa osservata assolutamente in osteopatia e presa in considerazione. Poi qui che ci sta? Al terzo posto abbiamo il corpo possiede dei meccanismi di autoregolazione e autoguarigione. Esempio molto molto sciocco, ma ce ne sono tantissimi, insomma, il corpo funziona proprio in questa direzione. Per esempio, quando mi faccio un taglio, il corpo immediatamente mette in atto dei meccanismi che cercano di riportare immediatamente il tessuto verso la salute. Ok? Quindi qui si apre la visuale di una visuale molto importante e molto interessante dal mio punto di vista, che è proprio quella di cominciare ad osservare alcune reazioni del corpo che a volte noi non comprendiamo, non come l'espressione necessariamente di una malattia, ma come il tentativo che il corpo fa per cercare di riportare l'organismo in una situazione di omeostasi con quello che ha a disposizione, ovviamente. Quindi, insomma, è quasi come se l'osteopata si concentrasse più sui meccanismi di salute del paziente piuttosto che sulla malattia. E questo io penso che sia una cosa molto, molto bella da conoscere, insomma, e da provare. E poi un'altra cosa importante è il movimento dei fluidi corporei. Ok, che rendono sostanzialmente possibile il mantenimento della salute. Quindi dove c'è questa famosa disfunzione somatica che in qualche modo limita lo scorrere bene, magari abbiamo messo l'esempio del sangue, del liquor, della linfa all'interno del corpo o semplicemente ne rallenta il deflusso, in qualche modo lavorando per risolvere la disfunzione somatica, noi andiamo a ridare la possibilità ai fluidi di scorrere, quindi nutrire i tessuti in maniera adeguata e quindi riportare il corpo verso una situazione di benessere, di omeostasi. Andiamo avanti. Allora, velocemente
Vi faccio una carrellata molto veloce perché magari vi può servire come spunto per capire che magari alcune cose si possono approcciare anche attraverso l'osteopatia. Vi do una serie appunto di informazioni e di quadri clinici di cui tra l'altro vi ho poi segnato una bibliografia, quindi ci sono dei riferimenti proprio di pubblicazioni, se poi a qualcuno insomma interessa di andarsele a guardare un pochino più nello specifico. Vi riporto appunto solamente alcuni quadri clinici in cui si è appunto osservato attraverso questi studi che c'è una scomparsa o una diminuzione del dolore, un miglioramento sicuramente nella funzione e una diminuzione dell'assunzione di farmaci. Ok, quindi vediamo la lombalgia cronica aspecifica, reflusso gastroesofageo, che so, insomma, che è una problematica che sia nei piccoli che nei grandi, insomma, si ritrova abbastanza frequentemente. Sindrome del colon irritabile, cefalea tensiva episodica, anche questa, disfonia, dismenorrea, che sarebbero dolori ovviamente mestruali alla mestruazione, sindrome dell'intestino irritabile, plagiocefalia. Ecco, qua c'è tutta una parentesi che si apre sui piccolini. La plagiocefalia sono le distorsioni sostanzialmente craniche che si hanno da posizione o meccaniche durante, per esempio, il parto. Quindi, ovviamente, un bambino con problematiche neurologiche avrà una plagiocefalia però non posizionale, ma sulla quale comunque si può intervenire per dare comunque un supporto in questo senso. Nei piccolini si è visto, si è studiato che è molto efficace su, abbiamo detto, plagiocefalie, coliche infantili, reflusso, otite media, problematiche legate quindi alla sfera otorino-laringoiatrica, e su problematiche posturali e dello sviluppo motorio, disabilità infantili anche, quindi come paralisi cerebrale infantile si è visto che c'è un'ottima risposta, per esempio, per quanto riguarda una risposta rispetto, per esempio, il tono. Sull'ipertono, sull'ipotono c'è una buona risposta e soprattutto su tutte quelle diciamo, correlazioni che ci sono anche in questi quadri, per esempio tutti i disturbi dell'apparato spesso digerente oppure nell'evacuazione, si è visto un grosso miglioramento rispetto a alcuni sintomi trovati in questi quadri clinici. Poi sulle cicatrici vi metto anche il sistema immunitario. Allora, bibliografia, qua vi metto ecco, tutti i vari articoletti su quello che vi può interessare, se qualcuno poi si vuole andare a riprendere le slide, trovate tutto quanto sicuramente su internet. Alcuni articoli appunto sono anche pubblicati su PubMed, altri sul Journal of American Osteopathic Association, quindi potete trovarlo tranquillamente. Ok, ritorniamo, chiusa la parentesi osteopatica, spero insomma di essere stata abbastanza chiara, ritorniamo diciamo a dove ci eravamo lasciati. Quindi, quando evitare la seduta fisioterapica, ma eventualmente anche osteopatica, ovviamente queste sono cose che potete discutere poi con il vostro terapista, però ecco, mi sento di dare delle indicazioni molto generali. Indicativamente quello che io faccio, insomma quello che vedo, che è il caso di magari rimandarla in caso di giustamente malattie febbrili acute o infiammazioni. Dopo la somministrazione nei piccolini di vaccini, attendere qualche giorno perché comunque il corpo è impegnato sicuramente in altri tipi di risposte, processi, quindi insomma andare a stressare il bimbo anche con sforzi fisici non è proprio indicato nei primissimi giorni. Poi ho messo anche la gravidanza, ecco qui c'è una parentesi da aprire, nel senso che in realtà ci sono tantissimi bravi fisioterapisti, osteopati, io per esempio in particolare lavoro tranquillamente in gravidanza con i neonati, però ecco bisogna conoscere bene la situazione, quali sono le manovre assolutamente da evitare, quindi insomma se c'è una buona competenza in questo si può lavorare anche in gravidanza, ma in linea di massima se non siete sicuri al 100% dell'innocuità del trattamento che viene fatto, insomma è meglio rispetto a questo ambito è meglio evitare. Ovviamente, se c'è un sospetto di frattura o c'è un'eccessiva dolorabilità, è il caso di contattare il medico che poi vi indicherà quali sono le indagini cliniche più, insomma, indicate per, fare una diagnosi. E ho messo anche preferibilmente non in concomitanza all'orario del pasto o subito dopo per due motivi. Allora, in concomitanza all'orario del pasto è perché molto spesso, cioè, i bambini in linea di massima sono rutinari.
e in linea di massima il corpo di un po' tutti lo è. Quindi è importante, soprattutto in alcune situazioni, dare delle scadenze, insomma, scandire la giornata con degli orari abbastanza precisi. Quindi magari lì dove l'orario del pasto, diciamo, coincide con quello della fisioterapia, cercare prevalentemente di spostare la fisioterapia invece che l'orario del pasto. Ecco. Per dare una continuità, una routine al bambino. Subito dopo, più che altro per problematiche più legate, insomma, al reflusso, insomma, quindi problematiche un pochino più meccaniche. Andiamo avanti. Ok, passiamo al nostro setting terapeutico, dei consigli pratici. Allora, cominciamo a parlare dell'organizzazione del setting e dell'importanza dell'ambiente in cui questo viene fatto. Allora, intanto dalla mia esperienza posso dirvi che è importante individuare una stanza, o se non c'è una stanza perché la casa è piccolina, va benissimo anche un angolo della casa da adibire alla fisioterapia, ok? Dove poter mettere tutti gli oggetti che ci servono e lasciarli a portata di mano eventualmente del terapeuta e creare soprattutto nei bambini quasi un angolino in cui il bimbo ha un rituale di accesso, cioè sa che in quel momento si fa quella cosa lì e quindi diciamo che aumenta anche la predisposizione e il fatto che lo rassicura, il fatto di conoscere cosa accadrà, che in quel momento stiamo facendo quella cosa lì. Dopodiché, indicazioni generali, ma molto molto importante, è quello di limitare gli stimoli acustici presenti durante la fisioterapia. Questo è molto importante non solo per la concertazione del fisioterapista, ma soprattutto per insomma, per il bambino, ma anche per l'adulto, nel senso che è importante stare, come dire, proprio sul pezzo. Quindi limitare al massimo tutte le fonti rumorose, tipo TV, cellulari accesi che squillano, voci alte, eccetera, eccetera. L'unica cosa, insomma, che invece è, tra virgolette, a mio avviso, utile, è magari una musica a basso volume, scegliete voi quella che vi piace di più, basta che sia, insomma, qualcosa che favorisca la distensione e la concentrazione. Io, in particolare, amo molto le musiche di Emiliano Toso, che se non lo conoscete, insomma, vi invito ad ascoltare. Dopodiché, individuato il terapeuta di fiducia, è molto importante che lasciate condurre a lui la fisioterapia, perché mi è capitato in molte occasioni in cui, da una parte, cioè in maniera comprensibile, soprattutto quando si lavora con bambini, ma non solo, anche con gli adulti, spesso vengono impartite, diciamo, delle osservazioni o vengono richieste delle cose da parte appunto, delle azioni da parte appunto magari del caregiver o dei parenti o dei genitori, che molto spesso magari non sicuramente fatte a fin di bene, ma che a volte possono in qualche modo deviare, no? Rispetto a quello che è l'intento terapeutico del fisioterapista. Quindi è importante sicuramente trovarne uno di fiducia e poi insomma affidarsi, e questo diciamo in tutti gli ambiti terapeutici. Ok? Dopodiché vi do il consiglio anche sulla luce, che è molto importante, insomma, non avere una fonte di luce troppo diretta e preferibilmente, se possibile, la luce naturale se è giorno, insomma. E poi la reazione della stanza, ma questo qui è un dettaglio che penso che è. Ok, passiamo proprio al materiale. Allora, quello che negli anni ho visto essere molto molto utile, soprattutto nelle assistenze domiciliari, è questa meravigliosa tavola che si può tranquillamente costruire da sé. Allora, lì dove la fisioterapia non si fa a terra, ma si serve appunto un piano rialzato, quindi possiamo utilizzare il letto o il tavolo, troviamo appunto in questi due casi due superfici. Una è troppo dura, che è quella del tavolo, una è troppo morbida, che è quella del letto. Ok? Quindi l'ideale è costruirci, prendendo ovviamente le misure in base al bimbo per esempio, un po' in eccedenza, e farsi ritagliare un pezzo di compensato sul cui possiamo mettere un'imbottitura di gomma piuma e un rivestimento lavabile. Questo è simil-pelle, credo, quindi proprio anche la spesa è assolutamente minima e può essere invece molto funzionale. Un bel pallone di Bobat, che spesso viene utilizzato nel setting terapeutico, un tappeto lavabile se si fa
ovviamente la fisioterapia a terra. Io vi ho messo questi scomponibili perché si possono chiudere e mettere via, ma potete anche, se avete spazio, mettere quelli completamente uniti. I famosissimi cuscini sono importantissimi e dopo vedremo anche perché. Averne, insomma, è importante averne di diversa forma e grandezza, possibilmente lavabili con la fodera di cotone, anzi è fondamentale. Dopodiché, vediamo un attimo. Allora, stimoli propriocettivi. Allora, io so che molte delle mamme che mi stanno ascoltando sono molto creative e molto brave a costruire delle cose con le proprie mani. Quindi vi ho messo le foto di alcune pareti sensoriali, proprio perché qualcuno di voi mi ha fatto anche la domanda sulle stimolazioni propriocettive. Quindi che cosa possiamo fare a casa in questi giorni, per esempio? Ecco, la stimolazione propriocettiva può essere fatta appunto attraverso la sperimentazione delle mani, quindi degli arti superiori, ma anche per esempio attraverso delle stimolazioni sotto la pianta del piede. In quel caso, per esempio, possiamo avere, come vedete qui a destra, un tappeto con diverse superfici su cui poter camminare. Potete costruire anche invece voi delle vaschette, dei piccoli percorsi con delle vaschette, magari mettendoci dentro del cotone piuttosto che le lenticchie, piuttosto che la farina, insomma, la gomma piuma, insomma, delle consistenze diverse in cui il bambino può camminare e fare esperienza sensoriale. Oppure attrezzare appunto delle pareti in questo modo. Ovviamente non tutti hanno questa possibilità, quindi basta mettere a disposizione del setting terapeutico anche dei giochini già fatti apposta, quindi si possono comprare appunto delle tavolette già costruite, o semplicemente mettendo a disposizione del setting diversi tipi di oggetti, dal peluche appunto, dal peluche piuttosto che la pallina di gomma, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ok, adesso qualche consiglio utile per i bimbi e per i genitori, ovviamente soprattutto dei bimbi. L'utilizzo dei cuscini nella pratica quotidiana. Vediamo subito. Allora, vi premetto che questi posizionamenti e alcune sollecitazioni motorie che vedremo sono state ideate da una fantastica terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva negli anni 80, mi pare che è Marinella Rosano. Quindi io ho preso parte del loro lavoro perché appunto negli anni ho visto insomma che sono delle sollecitazioni e degli accorgimenti che possono essere veramente molto utili e semplici da insegnare anche ai genitori, perché ovviamente diciamo in un momento come questo è utile sapere che al di là del fatto che magari non si può fare fisioterapia in maniera super costante, è utile sapere che si può fare invece qualcosina anche a casa. Allora, io qua vi ho messo un bel cuneo, un cuscino che potete trovare online veramente a un prezzo irrisorio, oppure costruirvelo voi sempre con la famosa gomma piuma. In quel caso ne potete fare anche uno più stretto con cui poter, per esempio, utilizzare questa posizione prona. Allora, il cuneo può essere utilizzato in bimbi, ovviamente, sia in posizione supina raccolta che in posizione laterale. Per esempio, in bimbi che hanno una difficoltà ancora a tenere bene il capo e il tronco o perché sono molto piccolini, e quindi è una delle posizioni durante il giorno che può essere, per esempio, utilizzata. Questa prona, idem, con la flessione all'anca e al ginocchio, con l'appoggio sui gomiti, perché stimola appunto delle reazioni di raddrizzamento o di svincolamento del capo o semplicemente di appoggio o di rilassamento. Quindi questa anche prona va bene. L'unica accortezza su questa prona è che ovviamente tutte le posizioni che vi propongo adesso in posizione prona devono essere in quel caso invece in caso di stomie o di tracheotomie o di PEG, insomma, invece valutate attentamente insieme a un terapista perché potrebbero ovviamente dare problemi, quindi non è sempre indicato, però ovviamente questa è un'indicazione che si può dare caso per caso. Andiamo avanti, vi faccio vedere il rullo, un cuscino a rullo che può essere di varie grandezze. Ecco, queste posizioni prevedono sicuramente una flessione dell'anca e del ginocchio con un appoggio sotto le ascelle del bimbo, con un appoggio che andrà sull'avambraccio in questa figura, nella prima figura, un appoggio che invece solleciterà l'appoggio sulle manine nella seconda. In entrambi i casi è utile magari mettere uno stimolo che può essere anche semplicemente la voce di mamma e papà
davanti o dei giochini che insomma attraggono l'attenzione. Questo aiuteranno, per esempio, il bambino a rafforzare o a sviluppare alcune acquisizioni, come magari appunto il raddrizzamento del capo o l'appoggio sugli arti superiori. Andiamo avanti. Questo è il mio preferito, il Cuscinadù. Allora, Cuscinadù, non ho trovato purtroppo le indicazioni per farvi vedere come si cuce, ma ce l'ho da qualche parte. Poi, eventualmente, per chi è interessato, magari finita questa quarantena, cercherò il modo di recuperarlo se lo volete fare a casa con il miglio. Altrimenti, vanno bene tranquillamente anche i cuscini che si utilizzano per l'allattamento. Allora, questo è un ausilio molto confortevole per i bimbi, sia per quelli con ipotono che quelli con ipertono, perché gli danno un contenimento. E da un lato è un contenimento appunto proprio che li aiuta a stabilizzare, anche se sono semplicemente supini, la loro percezione spaziale, ok? Del loro corpo, del loro confine. Quindi il bimbo se supino sempre con la flessione all'anca e al ginocchio, soprattutto appunto se ci sono magari problemi di displasia dell'anca. O retrazioni capsulari di un certo tipo, insomma, è importante che qua sotto, sotto le ginocchia, ci sia sempre un cuscinetto, quindi evitare che si vada in iperestensione, insomma, che il bimbo vada in iperestensione. Possiamo usarlo anche di lato, però nel caso, appunto, come vi dicevo, di displasia dell'anca o se ci sono, per esempio, diciamo, calli ossei, quindi degli spessimenti ossei che non permettono una perfetta escursione articolare e un'adduzione dell'arto inferiore, ovviamente è il caso di mettere anche qui un cuscinetto tra le gambe che preservi un minimo l'articolazione, se usiamo la posizione di lato. Andiamo avanti. A parte i vari posizionamenti, qui abbiamo qualche indicazione utile. Possiamo usare delle azioni semplici come quotidiane, come portare in braccio i bimbi per dare invece delle stimolazioni. Per esempio, molto spesso mi capita di trovare delle asimmetrie posturali o di mobilità, per esempio dei bimbi che si girano sempre sul lato, mettiamo, sinistro, ok? Facendo questo esempio, se si gira sempre sul lato sinistro o è sempre inclinato sul lato sinistro, quando io lo prendo in braccio, ovviamente mi posso posizionare in modo tale che il bimbo sia in realtà stimolato a ruotare la testa in maniera opposta, ok? Invece quest'altra posizione della figura 11, la posizione in braccio, allora quello che viene consigliato è quello di prendere appunto il bimbo sia dal pube che poi dal torace anteriormente, ma di non portarlo completamente in adesione sul nostro torace, ma lasciare un minimo di gioco in modo tale che ci sia un gioco, nel senso una mobilità a livello del tronco e del capo che stimoli in realtà proprio quel tipo di funzione, quindi il mantenimento del tronco e quello del raddrizzamento del capo. Ovviamente questi devono essere già bimbi che hanno un minimo di controllo del capo, perché altrimenti, insomma, stimolarlo già sul tronco non avrebbe molto senso. Quindi lì dove c'è un controllo già buono del capo, ma non c'è una completa acquisizione, per esempio, di quello del tronco, questo può essere qualcosa di molto semplice che possiamo fare sia da in piedi che stando seduti con il bimbo in braccio per stimolarlo un pochino. Andiamo avanti. Posizione seduta. Ovviamente lì dove non c'è il controllo del tronco possiamo utilizzare un piano inclinato, ovviamente maggiore di 90 gradi, e possiamo metterlo sia con le gambine incrociate, quindi arti inferiori flessi o semplicemente in posizione seduta. Questa posizione la possiamo ricreare anche mantenendo noi il bimbo, per esempio, dal bacino. Questo che cosa significa? Che mentre fate, cioè mentre magari la mamma prepara la pappa, il bimbo è attento per dire, l'altro può fare un pochino questa cosa qui, per esempio l'infermiera oppure il papà, insomma chi c'è disponibile, o semplicemente se il bimbo è attratto da qualche stimolo davanti, noi possiamo nel frattempo dare una piccola sollecitazione in questo senso. Per esempio, questa invece è una sollecitazione per quanto riguarda l'appoggio degli arti superiori. In questa posizione il bimbo quasi quasi stimola una quadrupedica. Nel disegno vi faccio vedere, per esempio, che c'è una sollecitazione sul bacino verso il basso,
ok? In modo tale che c'è un raddrizzamento del tronco e una spinta sulle manine. Ok, io spero che questi almeno fino a qui, insomma, sia abbastanza chiaro. Torniamo qui. Ok, qui vi ho messo anche diciamo, una piccola sollecitazione che si può dare, ma anche qui è molto importante che non ci sia tracheo e PEG, o nel caso ci sia che venga effettuato esclusivamente da un fisioterapista, insomma. Se invece la condizione lo consente, possiamo per esempio stimolare il bambino a quello che viene definito una reazione di scavalcamento, quindi fletto. Allora, se questo è il piano del tavolo e il bambino è prono, fletto una gambina al di sotto dell'addome e toccando controlateralmente il bacino si stimola semplicemente il bimbo che da solo in automatico sarà portato a portare anche l'altra gambina su. Ok? Di qua invece, per esempio, per rafforzare, magari fare qualche stimolazione sul controllo del capo, possiamo prendere con una mano anteriormente gli arti superiori, con l'altra mano tenere posteriormente il capo e dare una sollecitazione al bimbo per tirarsi su. Stessa cosa qui quando c'è appunto la possibilità, quindi quando il capo un minimo di risposta ovviamente la dà, possiamo fare questa roba qui, nel senso che o lo prendiamo dalle braccia o se è più grandino, altrimenti si prendono dalle spalle. Si dà una sollecitazione verso la posizione seduta e il bimbo in automatico segue con la testa. Questo può essere un esercizietto che si può fare qualche volta o semplicemente quando lo sollevate nelle azioni di vita quotidiana, è già una sollecitazione senza andare sui massimi sistemi, insomma. Allora, e poi c'è la cosa più importante in assoluto, che forse, vabbè, insomma, molti di voi già praticano in maniera assolutamente super, 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 super abbondante, ma che io non mi stanco mai di ripetere, perché dopo quasi 20 anni di lavoro in questo ambito, mi sono resa conto che ovviamente per delle difficoltà evidenti, molto spesso nelle famiglie trovo veramente un'organizzazione magari meravigliosa. Ok, quindi sia delle mamme che dei papà veramente che hanno ricreato delle situazioni a livello organizzativo impeccabile e che in qualche modo però ovviamente presi dall'organizzazione che appunto richiede molto 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 tempo di quelli che sono tutte le necessità pratiche del bambino magari non riescono poi a concedersi del tempo di semplice rilassamento e contatto magari fisico con il bimbo. Questo in realtà è un aspetto molto importante. Ci sono degli studi dagli anni 50, insomma, che parlano di quello che può essere la differenza tra anche, cioè, diciamo, che parlano proprio dell'importanza del contatto fisico con il genitore, il semplice contatto fisico, quindi senza nessun tipo di richiesta né insomma, né che il genitore deve avere verso di sé, né che il genitore deve avere verso il bambino, cioè non è un esercizio, non è una prestazione a contatto fisico. E come lo possiamo fare questo? Qui vi ho messo, per esempio, qualche idea di quel massaggio infantile, ci sono addirittura dei corsi, ma sostanzialmente non sono nient'altro che delle sollecitazioni che si fanno al piccolino attraverso diciamo, un contatto molto molto delicato, magari attraverso una sorta di sollecitazione con dei massaggi e con l'olio, che risulta veramente molto piacevole e veramente ricrea un contatto lì dove appunto c'è difficoltà a farlo entrare all'interno di una routine. Non parliamo neanche della mercuroterapia, che è semplicemente il fatto di metterci i bimbi addosso a pelle. Ecco, qui sono proprio documentati gli effetti sia nella mercuroterapia, nel massaggio infantile, ma semplicemente diciamo che noi mammiferi siamo strutturati in questo modo, c'è una grossa differenza tra lo sviluppo neuromotorio proprio, cognitivo e comportamentale dei cuccioli, delle specie, diverse specie mammifere, tra cui noi, che hanno avuto un contenimento fisico e un contatto fisico, al di là del ovviamente soddisfacimento dei bisogni primari, che sono appunto quello di essere puliti, di essere al caldo, di essere curati da un punto di vista
ovviamente igienico, ma anche alimentare. Al di là di questo, anche il semplice contatto può fare veramente molto, 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 molto. Quindi, sapendo che siete dei genitori, delle persone molto impegnate, ovviamente, per organizzare al meglio quello che è appunto il bene del vostro bambino, io ci tengo, insomma, a dirvi anche da un punto di vista sia umano che professionale, il fatto di concedervi degli spazi in cui c'è semplicemente l'accogliere un contatto fisico senza nessun tipo di richiesta. Insieme a questo, io volevo anche poi sottolineare l'importanza il contatto, diciamo, in tutte le forme possibili, quindi dal contatto visivo, che è molto importante, anche lì dove non c'è una comprensione verbale, è sempre importante parlare con i bimbi mettendosi al livello del loro viso, di dove possono vedervi, guardarvi proprio negli occhi, ok? È importante, per esempio, lì dove ci sono difficoltà motorie, quindi lì dove non c'è una possibilità di spostamento autonomo, sia per quanto riguarda l'adulto che per quanto riguarda il bambino, scegliere un punto della stanza in cui permane di solito il bimbo o anche l'adulto, che sia però che dia la possibilità di osservare chi entra, chi esce dalla stanza. Nel bimbi, per esempio, è molto importante avere sempre un contatto visivo, ok, con le persone di riferimento, che può essere appunto il caregiver, insomma, il papà, la mamma o chi sia per lui. Quindi è un qualcosa che viaggia su dei canali non razionali, è qualcosa che riguarda il nostro sistema nervoso più arcaico, ma con questa piccola accortezza sicuramente diciamo, potete dare una sensazione di sicurezza in più, ok? Alla persona che si va a assistere. E poi ovviamente il fantastico contatto verbale, nel senso che anche lì dove non c'è una comprensione verbale, come dicevo prima, semplicemente la vibrazione della voce di mamma e papà ha degli effetti strepitosi, fisici proprio, su quello che è il benessere del bambino. Ma questo si è studiato addirittura da quando è nella pancia della mamma, quindi figuriamoci al di fuori, ok? Ok, quindi arriviamo alle ultime raccomandazioni per questi per quello che posso. Allora, mi è venuta in questi giorni, le ho buttate giù come mi sono venute, e sicuramente è molto importante tenere presente il rispetto della struttura. Sembra una cosa banale a dirsi, sicuramente quando lo dico tutti quanti mi dicono sì, certo, però che cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso le persone che noi assistiamo, che siano bambini o adulti, non hanno a volte la possibilità di manifestare verbalmente o motoriamente, per esempio, un dolore, un fastidio, perché magari per noi quel tipo di tocco, ok, è un tocco normale, un'altra persona può percepirlo magari come aggressivo. Ok? Quindi bisogna sempre interagire con le persone che, tra l'altro, come canale di comunicazione, alcune in particolare, hanno proprio quelle del contatto fisico, con delle sollecitazioni sempre molto delicate, senza poi arrivare a parlare ovviamente di fragilità ossee, articolari, o se vediamo che anche semplicemente da dei parametri, che può essere la saturazione o il battito cardiaco, vediamo insomma delle alterazioni, vuol dire che lì ci può essere proprio una dolorabilità. Ho visto in alcune case magari stimolare la minzione su bambini ipotonici in maniera molto, cioè nel senso, secondo me, forte, ok, per un adulto con la nostra tonicità non sarebbe stata una sollecitazione magari forte, però per un bimbo, diciamo, per un bimbo, quello può invece delle sollecitazioni, insomma, toniche sulla vescica possono essere invece risultare dolorose anche se non riescono a comunicarlo. Quindi il rispetto della struttura è fondamentale, non forzarla, non stirarla. Se c'è un muscolo che è contratto, non va mai forzato né stirato, ma ci sono, fatevi indicare, per esempio, se vi serve appunto di allentare un pochino per magari vestire, fare delle azioni quotidiane, fatevi indicare
un pochino la tensione per poi magari poter compiere delle azioni di tipo quotidiano, come il vestire o il lavare magari un bimbo o un adulto. Quando vi scrivo non stimolare schemi non funzionali, su per giù anche un pochino questo. Allora, un'altra cosa che ho visto per le case è sostanzialmente il fatto che molto spesso è facile scambiare quello che è uno schema non funzionale con una reazione funzionale. Vi faccio un piccolo esempio. Un bambino a 3 mesi spontaneamente non si mette in piedi, okay? Non si tira su, non si tiene sulle sue gambe. Però se noi lo prendiamo da sotto le ascelle e lo mettiamo su un piano, lui in automatico spinge con i piedini, mettendo in atto una risposta posturale antigravitaria globale che recluta un pochino tutto il corpo e quindi lo manda in estensione. Questa non è una funzione, questo è semplicemente una risposta per quello che riesce a fare il bambino in quel momento, che però non è funzionale e non fa bene, tra l'altro, a una struttura che ancora non è pronta per quel tipo di sollecitazione. Quindi molto spesso può capitare anche, per esempio, mi è capitato per esempio bimbi con ipertono, che magari non tengono bene neanche, ecco, la posizione seduta, non tengono bene il tronco, che però se messi in posizione retta attuano queste strategie di irrigidimento globale che sembra quasi appunto possano essere una risposta e diciamo, un'acquisizione, ok? Ecco, dalla mia esperienza quello che posso consigliarvi è quello di non stimolare questo tipo di reazioni perché appunto non sono funzionali, ok? Non sono funzionali a quello che è l'evoluzione motoria del bambino, non sono funzionali a quello che è il benessere delle articolazioni, ok? Ed è importante appunto quello che dicevo, rispettare il livello di sviluppo cognitivo, motorio ed emotivo. Okay, a volte mi rendo conto che ci sono persone che vengono anche iperstimolate, okay? O stimolate su un livello che magari riescono a raggiungere con fatica. Allora bisogna sempre ben alternare il momento in cui si sta facendo riabilitazione, che di solito deve essere circoscritto a quello che è il lavoro con il fisioterapista, e poi quello che può essere un gioco, ok, con l'adulto, con il papà e con la mamma, che però molto spesso ho visto che sfocia in una richiesta di performance, ok? Questa richiesta di performance, quando soprattutto la performance è abbastanza alta per quelle che sono le possibilità del bambino, spesso può creare più stress che altro. Quindi ogni tanto è anche bello proporre qualcosa che il bambino fa in assoluta facilità o lasciare degli ampi spazi anche semplicemente, ecco, per il contatto fisico, per il riposo, per una stimolazione sonora, quindi della musica. Ecco, non sempre essere in richiesta. Questo è un consiglio, insomma, che mi sento di darvi. Perché bisogna limitare, soprattutto lì dove sono problematiche metaboliche, qualsiasi fonte di stress, ok? E lo stress non è semplicemente un sovraccarico da un punto di vista muscolare, ma può venire da diverse fonti. Può essere uno stress tranquillamente emotivo, perché la richiesta è troppo alta, è troppo insistente, può essere uno stress di tipo ambientale, può essere perché magari è una condizione in cui, non so, è molto un ambiente molto, non so, rumoroso, oppure perché, non so, ci sono sollecitazioni troppo forti anche da un punto di vista tattile, quindi quello potrebbe essere comunque uno stress. E poi uno stress da un punto di vista alimentare. Ecco, l'alimentazione, questo è un capitolo molto grande che ovviamente non è nelle mie competenze trattare, ma sul quale voglio un attimino porre l'attenzione, sia da un punto di vista funzionale che da un punto di vista proprio alimentare. Lo stress può essere tranquillamente alimentare, ok? Quindi è molto importante che vi affidiate, se possibile, se ne avete la possibilità, a qualcuno che conosce molto bene la vostra patologia o quella di vostro figlio, che vi sappia appunto un pochino guidare, ok? Io so che ci sono delle bravissime professioniste al riguardo che possono darvi una mano, ok? E la seconda è più di tipo, ecco, meccanico, perché molto spesso ci sono dei bambini che hanno magari anche la PEG,
riescono, però diciamo il canale anche alimentare naturale viene mantenuto, è sempre bene anche lì essere seguito da un terapeuta che vi dica quando è magari il momento di tenere quel canale aperto, sì, ma come sollecitazione e utilizzare magari la PEG per un fattore strettamente pratico, quindi nutrizionale. Questo ovviamente sarà il vostro medico a potervi consigliare, insomma, perché anche un'azione molto semplice, ma come quella appunto di alimentarsi, può diventare veramente a volte fonte di stress se è veramente difficoltosa. Ok? Quindi potete farvi consigliare magari sulle consistenze da utilizzare qualora volete, ci sia soprattutto la possibilità di alimentarsi per bocca. È importante magari conoscere il tipo di alimento, la consistenza migliore per evitare che magari del liquido vada o delle consistenze che non vanno bene per quella persona vadano magari nei bronchi, e capire quando è il momento appunto di riservare a questo canale un canale di stimolazione, dove invece è possibile tranquillamente ancora utilizzarlo come un canale di nutrimento. Ok? Dopodiché, quello che possiamo dire è la stimolazione delle autonomie, perché magari facciamo, proponiamo delle d'attività al bimbo veramente incredibili. Ci sono delle terapie americane incredibili dove li legano con degli elastici e li lanciano, insomma, fanno delle stimolazioni incredibili, super super complesse, però poi magari nella vita quotidiana non sappiamo adattare dei semplici strumenti per far sì che il ragazzo, il bambino sia, o anche l'adulto, il più autosufficiente possibile. Lì dove magari non c'è una motricità fine molto sviluppata, sarebbe bello magari adattare la scarpa, scegliere una scarpa con gli strappi, per esempio. O lì dove magari non è possibile utilizzare motoriamente perfettamente la forchetta o il coltello, magari utilizzare un cucchiaio più grande, o dare anche la possibilità di sperimentare magari con le mani, perché quello è importante. Poi, cosa che abbiamo detto già prima, è la continuità terapeutica. La continuità terapeutica appunto permette anche di stabilire un rapporto di fiducia con la famiglia, un rapporto di fiducia con l'assistito, e di conoscere bene bene, adattare la terapia man mano, insomma, che la situazione evolve. Quindi, e soprattutto quello che vi dicevo, appunto, è importante una sensazione di collaborazione e fiducia tra la famiglia e il terapista, perché può esserci anche il terapista, il fisioterapista, l'osteopata più bravo del mondo, ma io sono anche dell'avviso che è molto importante la sintonia che si crea tra le parti. Okay? Non basta solo la bravura, basta, è importante anche proprio la sensazione di fiducia che il genitore può provare verso una persona che ovviamente prende in carico il bene più prezioso che ha, ovvero suo figlio. Insomma, quindi questo è molto importante, anche perché altrimenti saremo sempre tentati un pochino ad intervenire, no? O essere in allerta, o in qualche modo a non lasciare, cioè, a parte che i bimbi avvertono tutte le nostre sensazioni, sono una cosa incredibile, ma anche lasciare poi eventualmente la possibilità di lavorare bene al terapista che si è scelti. Ok, ora penso di essere stata chiara. Se ci sono domande su questo, potete segnarvele, me le dite dopo. E adesso arriviamo alle domande che credo potrebbero fornirvi, al di là degli spunti pratici, qualche spunto di riflessione. Molto spesso mi capita di farle quando vedo delle situazioni particolari, io mi chiedo sempre, e soprattutto chiedo sempre dei genitori, di fermarsi un attimino e magari farsi questa domanda, una o più di queste domande. Questo può esservi veramente di aiuto, perché molto spesso non abbiamo neanche il tempo di fermarci a chiedere, perché sappiamo magari tutti, sappiamo che il piano di azione è questo, questo, questo e quest'altro, e magari non abbiamo neanche a volte il tempo o la possibilità o la comprensione per riuscire a dare spazio magari ad altro. Quindi ho pensato a queste domande, se possono essere utili per qualcuno di voi, insomma, vorrei leggerle insieme. Allora, la prima è: quello che viene proposto è utile per il reale benessere del bambino e per le sue necessità?
Prendete un po' di tempo su ognuna di queste, ok? Perché molto spesso facciamo delle cose perché fanno parte di un protocollo. Allora, con questo problema si fa questo, con quest'altro problema si fa quest'altro, questo si gestisce così, che va bene, però molto spesso non è la cosa adatta magari sempre a quel bambino, ok? Per chi faccio questa cosa? Se io ho un bimbo che effettivamente non tiene bene la testa, è utile dare delle sollecitazioni che vadano, diciamo, più verso delle acquisizioni motorie più avanzate? La risposta può essere anche sì. La domanda subito successiva è ok, per chi? Per me, per il bambino, e va bene tutto, non c'è un giudizio in questo. L'importante è che una persona si riesca, ecco, a rispondere onestamente per poi eventualmente procedere sul percorso che si era già stabilito o semplicemente modificare. Ok? Infatti la seconda domanda qual è? Anche se penso sia utile la proposta, come reagisce il bambino a questa sollecitazione? Nel senso, nessuno più di una mamma sicuramente conosce qual è la comunicazione implicita del proprio bambino, però magari pensiamo che una cosa sia talmente utile che anche se ci sono delle variazioni o magari vediamo che può essere un po' fastidioso, diciamo no, vabbè, comunque è utile. In realtà il nostro corpo, come quello dei vostri figli, al di là poi delle diagnosi, patologie, insomma, sono cioè, il nostro corpo è un corpo intelligente. Se ha una manifestazione è perché ci sta dicendo qualcosa. Quindi, insomma, questo è sempre importante tenerlo presente. Qual è il mio ruolo? Anche è una domanda a cui non sarò io a dare delle risposte, ovviamente, perché non sto parlando ovviamente di nessun caso in specifico, ma è importante chiederselo perché lì dove voi avete delle assistenze in cui tante persone ruotano all'interno della vostra casa e che sicuramente hanno dei consigli, dei pareri su come è la gestione, è molto importante definire i ruoli. Quindi il ruolo della mamma e del papà, il ruolo dell'assistito. Il ruolo, insomma, delle figure di accudimento, ma possono essere appunto giustamente medici, infermieri, fisioterapisti, insomma, e chiunque ruoti all'interno della vostra casa. È molto importante veramente stabilirlo. E, ultima domanda, ultima ma non a livello di importanza, è questa che vi lascio. Per me fare di più significa fare meglio? Più faccio e meglio è? Bene, ok, con queste domande diciamo che chiudiamo un pochino quello che sono, diciamo, che è l'ambito, diciamo, più specificatamente rivolto ai piccini e ce ne andiamo nell'ambito degli adulti. Allora, nell'ambito degli adulti che cosa ho pensato di proporvi? Visto che ovviamente mi avete scritto in tanti e ognuno di voi ha una diagnosi specifica con manifestazioni specifiche sulle quali non mi permetterei mai, non conoscendovi bene e non conoscendo bene uno ad uno, di darvi degli esercizi ad hoc, ok? Perché ovviamente sono delle sollecitazioni che vanno valutate bene alla luce di quello che è appunto la conoscenza di come il vostro corpo sta lavorando in questo momento, quindi dovrei avere dei dati clinici, dovrei leggere la vostra cartella, quindi non posso dare dei consigli ad personam, però quello che possiamo fare, sostanzialmente, che ho ritenuto utile per lasciarvi qualcosa in mano, è quello di consigliarvi un qualcosa che in realtà è utile a tutti. Ok, ovviamente già vi ho dato dei consigli che riguardano la gestione di situazioni croniche o dolorose che si possono tranquillamente approcciare con l'osteopatia e per quanto riguarda invece l'ambito strettamente riabilitativo, vi proporrei alcuni suggerimenti rispetto a quelli che sono esercizi respiratori che potete fare tranquillamente a casa. E delle autoposture. Questo perché gli esercizi respiratori sono sempre utili, al di là che voi abbiate una patologia dell'apparato respiratorio o meno, di solito c'è una disfunzione a livello diaframmatico e il diaframma ha anche un effetto su quello che sono alcune funzioni magari del nostro
metabolismo del della nostra attività gastrointestinale, dell'evacuazione, insomma, delle funzioni di base. Quindi molto spesso trovo che ci sono persone che magari si vogliono cimentare in grosse attività fisiche, ma hanno magari dei diaframmi completamente bloccati. Allora mi sono chiesta come possiamo, cosa posso darvi per stimolare un pochino, diciamo, una curiosità e un lavoro, magari in un certo senso. Allora, intanto, quello che posso dirvi è che attraverso il vostro fisioterapista o attraverso l'osteopata potete tranquillamente lavorare, diciamo, il diaframma e le strutture ad esso annesse, qua il torace, un muscolo che si chiama psoas, e le catene, ovviamente muscolari e fasciali di riferimento. Ci sono degli esercizi giornalieri sulla mobilità della struttura, di queste strutture che vi ho detto, che semplicemente sono degli esercizi di stretching. Quindi noi possiamo andare a vedere cosa possiamo fare per magari stretchare, andare ad fare degli allungamenti sul muscolo psoas, cosa possiamo fare magari per allentare la tensione, non so, su Sento un rumore, ok. Cosa possiamo fare per allentare appunto delle tensioni che arrivano sulla zona diaframmatica? Quindi possiamo farlo attraverso il lavoro con il nostro terapeuta oppure attraverso degli esercizi giornalieri sulla mobilità. Io qui non ne ho descritto nessuno in particolare perché internet, basta scrivere esercizi respiratori, è pieno praticamente di tutto. Quindi dilungarci troppo, secondo me, non è a questo punto neanche tanto funzionale per voi. Però ecco, si parte da esercizi di base che potete fare tranquillamente, come per esempio mettervi supini o seduti, cominciare magari una respirazione prendendo l'aria con il naso fuori con la bocca e gonfiando e sgonfiando l'addome senza inizialmente includere il movimento del torace. Poi in una fase successiva si può fare appunto il fatto che includo nel gonfiare e sgonfiare l'addome anche appunto la mobilità del torace. Questo ci permette di fare anche un esercizio di propriocezione, del sentire come lavora il nostro corpo, sentire come lavora il nostro diaframma e ovviamente andare poi a fare un lavoro, questo sempre con un terapeuta, di rieducazione diaframmatica un pochino più specifica. Ovviamente una volta che ho lavorato in maniera un po' più macroscopica, sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista propriocettivo, a questo punto è importante, per esempio, coadiuvare il tutto con dell'esercizio aerobico, che però deve essere, soprattutto lì dove ovviamente ci sono delle patologie, qualcosa di molto soft. Ok, va bene anche una semplice camminata che ci fa rendere conto come noi lavoriamo con il diaframma in attività. Ok, andiamo avanti e vi lascio delle autoposture. Allora, queste autoposture sicuramente si servono a riequilibrare, diciamo, dare uno stimolo quantomeno al riequilibrio di quello che è la postura del corpo. Sono degli esercizi, delle autoposture che vengono prese, insomma, che ho preso dalla pratica del metodo Mézières e che possono essere fatti tranquillamente a casa. Allora, l'unica cosa che vi consiglio inizialmente è quella di, in realtà, farvi visionare almeno all'inizio da qualcuno, perché è molto facile perdere dei parametri molto importanti per la riuscita di questi esercizi, che sembrano sicuramente molto semplici, ma che in realtà prevedono il controllo di diverse, diciamo, di diverse strutture. Allora, intanto è importante l'allineamento, questo in generale, tra la parte posteriore della testa, quindi l'occipite, l'osso sacro e il tallone. Ok? Questi sono dei parametri che vanno sempre mantenuti in tutte e tre le posizioni. Allora, la linea che si forma tra tallone e bacino deve cadere perpendicolare nella postura numero 1, deve cadere perpendicolare al pavimento. Questo che cosa significa? Che lì dove c'è un accorciamento della catena muscolare posteriore, spesso c'è la possibilità che il ginocchio quasi fletta e non fa niente, va benissimo, nel senso io posso mettermi con una parete, quindi con il sedere e il tallone ben attaccato alla parete, e mantenere il collo più in allungamento possibile, come se avessi un filo che dalla
l'apice della testa mi traziona in allungamento e in questa posizione, se riesco a stendere tutta la gamba bene, se non riesco, posso tranquillamente flettere il ginocchio, basta che rimane appunto questo allineamento tra osso sacro e tallone. Inizio in questa posizione a fare le respirazioni diaframmatiche di cui abbiamo parlato prima. Quindi esercitatevi magari in questi giorni prima sulla respirazione diaframmatica e poi piano piano possiamo associare a un miglior controllo appunto del diaframma a queste autoposture, perché devono essere fatte in associazione alla respirazione, altrimenti sono inutili. Se non vengono mantenuti questi parametri e non viene fatta una respirazione adeguata, quindi come la stavamo spiegando prima, sono abbastanza inutili, quindi è importante mantenere questi parametri. La posso fare anche da seduta, quindi metto una parete dietro la schiena, cerco un allineamento sempre sulla stessa linea tra osso sacro e parte posteriore della testa, quindi occipite, e poi avrò appunto le gambe stese o possibilmente stese. Qui parto sempre con la respirazione e mi do un input, come sempre se avessi un sorta di filo che dall'apice della testa mi tira verso il soffitto. Quest'ultima posizione mantiene gli stessi tre parametri, però siccome ho visto che molti di voi hanno delle difficoltà da un punto di vista di lassità legamentosa, ecco, in quel caso o introducete una, per evitare l'iperestensione del ginocchio, o introducete una flessione a livello del ginocchio, in questo caso invece che mantenere l'arto dritto, altrimenti andreste in iperestensione. Quindi in questo caso potete flettere un pochino il ginocchio, basta che mantenete la squadra, ok? Oppure potete ovviare con quest'altra postura. Quindi l'allineamento in questo caso avviene tra, mettendo sulla stessa linea l'occipite, la parte posteriore della testa, la zona interscapolare e il sacro. Quindi in questo senso avrò una sensazione di un filo che mi traziona verso l'alto, che parte dall'osso sacro e va verso il soffitto, e un filo che mi traziona verso il pavimento che parte nella direzione della linea dall'apice della testa. Il peso è tutto quanto spostato sugli arti inferiori e diciamo che l'arto superiore è semplicemente appoggiato. Ripeto, tutte e tre le posizioni vanno associate a una respirazione che deve essere lenta, graduale. Prendo aria con il naso fuori con la bocca e deve essere lenta, altrimenti andate in iperventilazione, eppure questo potrebbe non esservi utile. Ok, detto ciò, credo che con uno strumento come questo, diciamo, le indicazioni che potevo darvi, insomma, erano queste, spero che vi saranno comunque utili.